Vergine, carissimi amici della Vergine, buonasera. Vediamo anche per voi il vostro oroscopo settimanale dal 19 al 25 agosto 2024. Vediamo quali sono le novità in questa settimana e che cosa accade. Andiamo a fare un semplice oroscopo, molto veloce, molto semplice, dove almeno avete le novità, quelle più importanti. E poi andiamo a vedere a che cosa dovete prestare attenzione. Il 19 è anche la luna piena in acquario, quindi luna piena molto importante. Allora, vediamo dal 19 al 25 agosto 2024 per la Vergine, segno ascendente, luna e Venere in questo segno. Vediamo che cosa accade e quali sono le novità. Attenzione a determinate situazioni, a terze persone, attenzione a dover chiudere con determinate persone o con determinate situazioni, ok? Perché c'è qualcuno che non gli interessa proprio per niente di voi e se vi deve colpire comunque alle spalle, lo fa senza problemi. Quindi occhio alla vostra stabilità, al vostro equilibrio, cercate di allontanarvi da situazioni dove c'è un certo menefreghismo o da situazioni che vi possono portare a bloccarvi emotivamente oppure a chiudervi in voi stessi, situazioni che vi possono creare dolore. Andiamo a vedere questo 4 di denari rovesciato per la Vergine. Quale altra informazione vuole darci dal 19 al 25 agosto 2024? Dolore, lutto, perdita di qualcosa, ok? Quando parlo di lutto, io parlo di lutto come perdita di qualcosa, quindi dolore, lutto. Di fronte a questo dolore vi vedo comunque lottare. Se si tratta di coppia, quindi nel perdere qualcosa nella coppia, perdere eventualmente la persona, una persona che va in crisi, comunque in un certo qual modo vi vedo lottare. Ragazzi miei, questo dolore parla di una chiusura e in questo caso la chiusura di una situazione o la chiusura con terze persone dove si devono andare a risolvere delle problematiche. C'è un taglio netto che dovrete andare a fare. 3 di bastoni rovesciato per la Vergine dal 19 al 25 agosto 2024. Vediamo quale informazione vuole darci. Tagliate con una determinata situazione che sta cercando di prendere una piega negativa. Risolvete quelli che sono le problematiche da dover risolvere e cercate di migliorare la vostra situazione personale effettivamente. Dovete semplicemente essere più determinati, più decisi, mettere i puntini sulle i, mettere i puntini sulle i anche sulla vostra situazione personale. Perché? Perché voi siete delle persone equilibrate. 4 di bastoni, quale altra info? Oddio, no, tutto il mazzo di carte, quasi il mazzo di carte no. Allora, 4 di bastoni, quale altra informazione vuole dare alla Vergine? Ragazze, mi volano le carte, ho le carte che vogliono parlare. Un attimo soltanto. Dicevo, 4 di bastoni, quale altra informazione vuole dare al segno della, alla Vergine segno ascendente, luna e Venere in questo segno? Vediamo quale altra informazione vuole dare dal 19 al 25 agosto 2024. Potrebbe essere una situazione sentimentale per alcuni di voi, ok? Un blocco proprio a livello sentimentale, dove ci troviamo di fronte a voi o la persona di vostro interesse che sta lottando a livello sentimentale per quelli che sono obiettivi, sogni e desideri. Situazioni da raggiungere, obiettivi da raggiungere, dove si pensa tantissimo su che cosa si deve andare a tagliare, cioè ad allontanare, ok?
e su che cosa c'è da allontanarsi effettivamente. Andiamo a vedere questo 2 di spade rovesciato. Quale altra informazione vuole dare per la Vergine dal 19 al 25 agosto? Qua ci sono le zanzare. Allora, dal 19 al 25 agosto 2024, vediamo questo 2 di spade rovesciato. Quale altra informazione vuole darci? Allora, vi allontanerete da una situazione che non va più bene, non vi va più bene, vi sta alle strette, non viaggia più alla vostra stessa frequenza. Perché? Perché voi andrete verso una situazione comunque sia positiva, di serenità, di tranquillità. Siete stanchi di chi pianifica, architetta, chi cammina sotto banco, quindi fa i suoi sotterfugi. Siete stanchi di questo. Volete le vostre gratificazioni e cercherete comunque sia di chiudere con una determinata, ripeto, persona o situazione. Andiamo a vedere con questo 8 di bastoni rovesciato quale altra informazione vuole darci per la Vergine dal 19 al 25 agosto 2024. Sì. Allora, questa situazione che vi tiene comunque chiusi in voi stessi, effettivamente non vi fa bene. Avete voglia di gratificazioni, avete voglia su una situazione che sembrerebbe cambiare in negativo, su una situazione che sta portando comunque una certa pesantezza, avete bisogno di avere delle gratificazioni. Ok, di avere delle gratificazioni, di avere una serenità a livello sentimentale, perché effettivamente siete insoddisfatti e c'è una certa insoddisfazione comunque nella coppia. Vediamo invece a cosa dovete prestare attenzione in questa settimana voi della Vergine dal 19 al 25 agosto 2024. Vediamo la Vergine come segno ascendente, Luna e Venere in questo segno. A cosa deve prestare attenzione in questa settimana dal 19 al 25 agosto 2024? Attenzione al nemico, che potrebbe essere la rivale, l'amica falsa, un intrigo che viene creato da parte del nemico. Quindi attenzione, perché ci potrebbe essere questa cosa che può accadere in modo improvviso. Quindi cercate di vigilare e prestare comunque attenzione. Magari potrebbe essere una persona che voi la vedete in modo audace, in modo propensa nei vostri confronti, ma effettivamente alle vostre spalle sta tramando qualcosa. Una persona che comunque sia cerca di realizzare il suo intento negativo e quindi andare a intaccare la casa, il vostro amore, il vostro legame che avete con la persona comunque amata, cercando di andarvi a creare delle contrarietà, delle avversità nella coppia, per cercare di portarvi del dolore oppure uno sconforto, un qualcosa che va ad appesantirvi, un qualcosa che va proprio a farvi del male. Quindi attenzione alla rivale, all'amica falsa oppure a quello che si può presentare in questa settimana di negativo, perché qualcuno lo fa, a parte che accade in modo improvviso e quindi adesso che lo sapete cercate di vigilare su questa cosa qua, ma viene fatta proprio per realizzare il dolore nella coppia.
nella coppia, perché qui abbiamo la carta del il due di cuori, quindi l'amore, questo legame, la casa, tutto quello che è proprio in merito a queste contrarietà. Questo è quanto, carissimi amici della Vergine, noi ci sentiamo alla prossima, nel frattempo vi auguro una buona serata.